YouTube ci sta punendo per la nostra tracotanza di iscritti. Monopoly Ask, tette o culo? Quanto costa la tua stanza di armi? Ci fai vedere la tua ragazza a Monopoly Ask, apparirà adesso a schermo. Hai mai fatto finta di essere in guerra senza sapere che qualcuno ti stava guardando? Sì, tutte le volte che vado a fare la doccia e c'è war in casa. Sei pronto a far parte dei problemi? Monopoly Ask, Red, cosa pensi su Rico e Pio 03? Mi saluti, grazie. Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. Ah, era il via. Siamo qui ritornati oggi con questa nuova location. Siamo nel mio studio di montaggio per girare il video. Montato. Siamo qui per girare lo speciale, come d'accordo, dei 10.000 iscritti. Quindi vi ringraziamo nei fatti. Andiamo quindi a leggere le vostre domande e partiamo. Un ringraziamento speciale a Hornet Airsoft e il suo canale YouTube che ci ha memato. Sembra una cazzata, ma memare ormai è come regalare un mazzo di rose. Ma sì, un po' prende in considerazione che esatto. Tu esisti, tu sai che lui esiste, quindi c'è questo tips Fedora reciproco. Io voglio ringraziare Christian Software 10 che ci segue molto, ci spinge, ci aiuta e cresci bene, ragazzo. Andiamo quindi avanti, passiamo quindi a rispondere, come ho già detto 15 minuti fa, alle vostre domande. Ah, 123 domande. 123 domande. Grazie ragazzi. Allora, Emanuele Genovese, Monopoly Ask, CQB o Boschivo? CQB. CQB. Emanuele Tesla, testa, Monopoly Ask, fucile preferito? No, devo pensarci, Fra. Devo pensarci, ma di quelli in mio possesso, sesso? Io ne ho due di fucili preferiti. Questo AR-15 versione carabina, che è l'SVA-09 della Specna. E l'altro è il mio bellissimo Masada. Fine. Il mio preferito è la CX della Sig Sauer, tra l'altro appena acquisito, un po' che ci ronzava attorno e ha vinto lui. Ok, grazie mille, andiamo pure avanti. Fanpage Monopoly Software, eccolo qua. Monopoly Ask, te War siete ancora coinquilini? Apprezzo molto che abbia scritto coinquilini sbagliato apposta, perché sa che queste cose mi danno fastidio. Allora, siamo ancora coinquilini? No, non lo siamo più, io ora convivo con la mia fidanzata. Che non sono io. Che non è giustamente il buon War e lui adesso purtroppo... si deve dare a qualcos'altro. Adottate un War. Adotta un War. E Mattia Savoldelli, pistola a gas o CO2? Monopoly Ask. CO2. Gas. Raffaele Basco, hashtag Monopoly Ask. Puoi fare un altro video dove fai vedere la tua attrezzatura? Sì. No. Sì, uscirà come video speciale per i 10.000k, oltre a questo qui dove rispondiamo alle vostre domande. Mephist Scarlatto. Monopoly Ask, qual è? Qual è il pallino che hai ricevuto e ha fatto più male? Le H, per piacere. E qual è il pallino che ha fatto più male? Tra quelli che mi hai sparato tu sulle mani e quelli che ho ricevuto qua sul labbro. Proprio qui sul labbro, non neanche qua in alto, ma proprio sulla punta del labbro, che sono andato in giro, che sembrava che mi avessero tirato cartoni in faccia. Quello ha fatto molto male. Il mio è un pallino di merda che è passato tra la cuffia e l'elmette, mi ha preso qui e ho sentito rimbombare quei due neuroni dentro la testa. È stato un momento di crisi. Sì, sulla nuca fa malissimo. È stato... Sulla nuca fa proprio... Già. È pezzo pane Davide, che ha Leone il cane fifone come immaginina, rispetto. Red, qual è la tua patch preferita? Non so, se probabilmente quella di squadra, che direi questa qui, che è la nostra patch di squadra, mia e di War. Se no, la mia patch preferita in assoluto è questa qui di Berserk, c'è infatti il simbolo del sacrificato, poi in questa qua ci sono delle rune strane, ma... La tua patch preferita invece? È lei. Ero indeciso tra quella dell'Italia scura o quella dell'Idra. Però direi che quella dell'Idra, che si illumina al buio, dà un senso alle vostre giornate. Ci scrivete nei commenti quale pensate sia la più bella. Adrian Angel, Monopoly Ask, ti ha mai preso in giro una persona per il fatto che ti piace questo sport? Non più di tanto, forse alle superiori già di più. Ultimamente non tanto, perché tu sguapi. Quindi, ti hanno mai preso in giro perché giochi a Softair? No, perché la mia risposta è... Un pallino in faccia, no. Un pugno. Andiamo avanti. Giacomo Bosso, Monopoly Ask, quante volte caghi al giorno? Tra. Una. Fra. E io mangio un sacco di proteine. Beh, ma sparati del limone. Non è se qualcuno è un medico lì sotto, gli scriva qualcosa, per favore. Qual tipo di fucile preferisci? Gli abbiamo risposto prima, ovvero quello lì. Clutch Boy, Monopoly Ask, la tua emozione per il Softair? È criptica questa. Sì. Io quando vado a giocare a Softair sono molto serio. Cioè, nel senso, mi piace
piace divertirmi, però sono comunque serio. Mi piace vincere, mi piace giocare al meglio delle mie possibilità, mi piace competere. Quindi sono serio, mi piace quello che sento quando vado a giocare a soft air, mi piace credermi come se fossi un vero militare con la coscienza e con in testa l'idea che è una simulazione. Infatti sbrocca in partita. Sacrificio e sfogo, ma che cazzo di giro hai fatto? Sacrificio e sfogo, vabbè, ma come sei? Lucia Castelletti, il tuo fucile economico preferito, Monopoly Ask. Questa... secondo me vuole della pubblicità, vuoi della pubblicità. E quindi sì, io direi un Evolution della serie Ghost. Io direi un Evolution il G36. Anche il G36, sì. G36 secondo me è sottovalutato. C'è un video apposta, ve lo linko qui in schedina in descrizione. Ragazzi, basta di scrivere GNG Rider. Avete sì, di CM16. Ho capito che ce l'avete, cioè, in è tanti. Stato il mio primo fucile. E non gioco da poco. È vecchio. E Jonathan con la GO non l'avevo mai visto. Riviello. Ciao, Monopoly Ask. Ciao, bello. A lui non ci è piaciuto. Non sei stato simpatico. Cioè, non si fanno queste cose, sono gravi. Ciao, Giacomo. Perché fai così tanto ridere? Perché sono simpatico. Parlava con me, non con te. Riccardo Bosco, Monopoly Ask, come stai? Sto. Violent Xan. Questo qua picchia un sacco di gente, secondo me. Alla tua ragazza piace soft air? Ha mai giocato Monopoly Ask? Allora, la mia ragazza piace soft air? Sni. Le interessa? Guarda i miei video, gliene parlo, però non è super appassionata. Ed è venuta a giocare, si è abbastanza divertita. Identica risposta. Bojack Horseman Junior, Monopoly Ask, hai qualche consiglio per passare questo periodo di zona rossa senza sentire troppo la mancanza delle partite di soft air? Entra nella lobby privata di Monopoly per giocare a Warzone con noi e allenati in giardino per quello che si può fare, o in casa, o in camera, o nell'armadio, o nel bagno della scuola. Università. Perfetto. Davide 3.0 e gli altri due? Monopoly Ask, hai dei nuovi progetti che ancora su YouTube non ci hai detto? C'è della ciccia e c'è della sì, carne al fuoco. Quella che è davvero al fuoco è la linea di tiro, che finalmente potete vedere le prove di tiro dei fucili. E... I gameplay stanno arrivando, ragazzi. Rispondo anche a questa cosa visto che l'ha tirata fuori War. Dobbiamo fare gameplay, ho preso le videocamere apposta, le zoom cam da mettere sul punto del fucile. È pronta quella roba lì. Alan Castellucchio, Monopoly Ask, a quanti anni hai cominciato a giocare a soft air? 14. 14. Prossimo. Davide 3.0. Ehi. Ci vuole fottere questo. Vabbè, gliela leggiamo. Ti è mai capitato che mentre eri in campo dovevi fare dei bisogni, li hai fatti tra le piante? No, però mi è capitato di girare un angolo, star per sparare a uno e vedere che aveva il... E mi fa, ma io lo sto pisciando. E io, sei in mezzo al campo durante una partita, c'è un bosco giusto là di fianco. Alessandro Curati, Monopoly Ask, cosa pensi accadrà in futuro al canale? Speciale 20k. Giovanni Vellardi, Monopoly Ask, canzone preferita? Enter One di Soul Setti. O Melancholy Hill Gorillaz. Ci fai vedere la tua ragazza Monopoly Ask, apparirà adesso a schermo. Monopoly Ask, carbonara o matriciana? Carbonara. Carbonara. Caranci Leonardo, Monopoly Ask, qual è il sito con i fucili più convenienti? Ovviamente Monopoly Soft Air Shop, link in descrizione. Hai mai fatto finta di essere in guerra senza sapere che qualcuno ti stava guardando? Sì, tutte le volte che vado a fare la doccia e c'è War in casa. Mi dissocio. Lorenzo Rivalta. Rivalta è vicino a noi, eh? Sì. Monopoly Ask. Meglio fucile elettronico ad alta pressione? Dipende, io però preferisco gli elettronici. Non sopporto la bombola. Alessandro Pruzzi. Monopoly Ask. Quanto costa la tua stanza di armi? Ad oggi... tra i 7.000 e gli 8.000 euro. Fabrizio Falco, qual è la miglior coppia pistola-fucile d'assalto? M4 e Glock. AR-160 e Beretta M9R. Giustamente. Leonardo Varola, Monopoly Ask, vorresti avere un figlio? Figlio o figlia? Sì, uno sì. Più avanti. Due più avanti. Abbiamo zoomato un altro po' così ci vedete ancora meglio per questa ultima tranche di domande, che poi non lo so quante siamo. Dai, leggi un po' tu. Prego, no? Io, ma io non so leggere. Puzzo Marco, bella per te Marco. Lavate. Monopoly Ask. Hai preso parte alla missing Brassard ad Maiora? Ah, in latino. Tenutasi sull'isola del Bando 2011? Io no, credo che tu fossi... allo sbarco della bandiera. Ah, ok, perfetto. Quindi no, mi dispiace. No. Giovanni Sartore scrive, tipo preferito di pistola, cosa ne pensi della Deagle? Delle Deagle, tutta la famiglia. Però non gli ha disegnato la Deagle. Però ce l'ha qua la Deagle. La Deagle è un'arma molto... da sborone, cioè nel senso è un'arma israeliana con un calibro della Madonna che è fatta ed è famosa perché nei film è sempre quell'arma che ti apre un buco così nel torace. Dice che un tipo è capace per quanti buchi nel torace, lo capisco, ma preferisco Carol. Solo se sei un agente di Matrix. Cazzo! Signor Anderson, bentornato.
Softair Sardegna è un'entità. E hashtag Monopoly Ask è Call of Duty preferito. Siete pronti a insultarmi nei commenti? Code Ghost, no, sto scherzando. E MV3. Non era male Code Ghost. Fra, c'era la Rage 160, c'era l'One in Badge, c'era un Code. Va bene, Giuseppe, torna a giocare nell'angolo con i bimbi che non possono usare le forbici con la punta arrotondata. No, io ho MV3. Ho 3300 euro su MV3, ma nonostante ciò scelgo con parsimonia e dico Modern Warfare. Simone Bertoli, Monopoly Ask. E tu non sai chi è questo qui? Io me lo ricordo, vai. Ed cosa ti è con la è rimasto del percorso scoutistico che hai fatto? PS, ti ricordi di me? Allora, apriamo mini parentesi e la chiudiamo su. Sono stato capo scout, ho fatto lo scout da quando ero molto piccolo. Tra l'altro anche lui che era nel Cingei. Sì, quindi negli unici scout decenti che ci sono. Non in è Italia. Vero. E sto scherzando ovviamente, l'importante è fare del bene. Poi noi lo facciamo meglio. E comunque mi è rimasto tanto, mi ha insegnato tanto, ho voluto dare indietro per quanto possibile e portarlo sempre nel cuore con gli anni. Ciao Simo. Sara Miao più dei caratteri oltreoceano. E hashtag Monopoly Ask, cosa faresti se i ladri ti entrassero in casa e ti rubassero, scritto in maiuscolo, tutta l'attrezzatura Softair? Ma no dai, tutta minuscolo. No, no, è maiuscolo. C'è anche una precisazione legale, denuncia a parte ovviamente. Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. Oh, ok. Non negoziamo con i terroristi. Mario Cutrano, si è guadagnato un posto nella top domande per il Bone War. Monopoly Ask, tette o culo? Culo. Tette? Sì, ovviamente. Monopoly Ask, quanto scopo? No. Il giusto. A sufficienza. Monopoly Ask, ma la spinacina la fai al forno o in padella? Perché c'ho da cucinare. Non hai letto il nome, questo qua è un nome che va letto. Vittorio Bottari. Spinacina, la spinacina la fascio alla romana. Comunque se hai fame magna che te conviene. In padella. Piano tondi, Monopoly Ask, quante figli? Il giusto. A sufficienza. Mattia Lombardi, Monopoly Ask, Giuse quante volte è arrivato in orario? Fra! Grande Mattia! Tu sì che mi conosci! Zero. Poche. Molte poche, non è vero. Giulio, Valerio, De Stefano con foto al profilo Glock. Cosa ne pensi della Glock 17 Gen 5? Grazie, sei un mito. Mi piace molto. Penso sia, mi hanno modificato le cose che andavano modificate. E poi chiaro dipende dal produttore, però in generale mi piace, ben fatta. Sono d'accordo con le modifiche, è azzeccate sicuramente dopo 4 generazioni. Ancora la Glock però non mi sta in mano come dovrebbe. In futuro vorresti sposarti e avere dei figli? Dice Mattia Mosken. Sposarmi non necessariamente, avere dei figli sì. Non penso che il matrimonio sia essenziale per stare sì, bene. Sì, sì, blasfemo, vai a cingere strozza. Va bene, solo. Penso che comincerò a leggere io. Vai a confessarti dal prete. Quando hai tempo. Fabio Pertile, FNJ. Quanto è grosso il tuo fucilazzo? Il giusto. A sufficienza. Matteo Colombo, Monopoly Ask, ciao Red, ciao. Come sistema di comunicazione sono meglio le cuffie o gli auricolari? PS sei un grande. Dipende dalla situazione, l'auricolare è comodo, però le cuffie quando sono settate come devono fanno il loro sporco lavoro. Cuffie. Quel mano nel bosco. E Monopoly Ask, come hai conosciuto l'amatissimo Wargizm? Club, negozio o altro, auguri per i prossimi 1000 iscritti, becio. Tutti e tre. Club, negozio e altro. Allora, Bone War l'ho conosciuto quando ero andato a fare un video per questi ragazzi che giocavano a Softair e lui lavorava già con uno dei negozi per cui sia io che lui abbiamo lavorato. Ci siamo intravisti appunto lì sul campo, poi pian pianino abbiamo cominciato a parlarci, poi abbiamo deciso di intraprendere questa avventura su YouTube e da lì in poi la mia ragazza e tuttora abbiamo due bellissimi bambini, una casa in campagna. Uno si chiama Cesare. Lorenzo Padula. Magica Bula. Ciao Red, lo compreresti mai uno Steyraug Comando A3XS preciso che è un bullbap? Ti ringrazio molto. No, non mi piacciono i bullbap. Ti ringrazio molto, se risponderai alla domanda e continuo a fare video. Se ti può consigliare, sì. Perfetto. Lolo Gaming, Monopoly Ask, da giocatore di Softair ti piacerebbe far parte di una forza armata? Io volevo fare il poliziotto. E ridi. Io volevo fare il militare, ma per 4 mesi ero troppo vecchio. E ti hanno mai colpito sul cazzo? Lorenzo Iasi, ragazzi. Però sì, mi hanno colpito sul cazzo, so. Non con un pallino. Abbiamo detto che non ne parlavamo di quella cosa, ok? È stata una volta e non ne avremmo più parlato. Che fine ha fatto quel frustino dopo? Non lo so. È sparito. Sara Baraldi, sei vergine, Monopoly Ask?
Il giusto. A sufficienza. A cosplay, Monopoly Ask, come ti alleni? Tre volte ormai a casa, prima mi allenavo in palestra, facendo gruppi muscolari alternati, quindi tendenzialmente petto, bicipiti e tricipiti, schiena, bicipiti, ma principalmente tricipiti, e poi dopo spalle, bicipiti e tricipiti. Normalmente invece alternavo proprio i gruppi muscolari. Per il soft air mi alleno come vi ho fatto vedere, faccio i drills, vado in puntamento, sparo un colpo, ricarico e quelle cose che vi farò vedere anche più avanti magari. Vuoi rispondere io? Sì. A me interessa sollevare tre cose, il fucile. Perfetto, andiamo avanti. Sei pronto a fare a far parte dei problemi? Monopoly Ask, Red, cosa pensi su Rico e Pio03? Mi saluti, grazie. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. E io qui adesso dico quello che penso. Voglio dire quello che penso. Vai. Allora, Rico mi piace molto, è stato sicuramente il primo che ha dedicato abbastanza tempo ed energie in un canale YouTube che trattasse il software in maniera non superficiale, no? E anche partendo con pochissime conoscenze non si è mai arreso, tra virgolette, no? E adesso ha un gran cacchio di canali YouTube e porta dei contenuti sicuramente interessanti. Secondo me lui è una persona molto introversa e quindi fa fatica magari a fare l'imbecille come possiamo fare io e lui. Dovrebbe permettersi di più, dovrebbe usare un pochino di più, anche quando scherza, quando fa delle battute. Perché quando lo fa è simpatico ed è divertente. E poi secondo me con il tipo di fanbase che ha lui potrebbe fare delle cose molto fiche. Cioè potrebbe usare molto di più, potrebbe portare della roba molto molto fica, magari contattando anche altri youtuber. E adesso gli ho dato l'idea geniale perché lo stavo pensando di fare io. Comunque, Pio03... è strano, cioè Pio è partito che aveva anche lui una qualità video molto bella, parlava bene, sicuramente ne sapeva a pacchi, e adesso è diventato un po' meta soft air, come lo chiamo io, cioè parla molto di concetti astrali, no? Cioè a volte si perde in queste robe strane e non lo so, cioè anche l'ultima recensione che ha fatto, che tra l'altro è uscita insieme al nostro del Virtus, sono 43 minuti di recensione, cioè nel senso, secondo me si può tagliare un po', cioè nel senso capisco che la gente chieda molto, perché è vero, anche voi molte volte sotto i video ci dite ah ma non avete detto questo e quest'altro, però molte cose uno se le va a cercare e purtroppo dai numeri che ha sotto i video si vede che non sta macinando come dovrebbe, ed è un peccato perché è molto bravo. 10 minuti di risposta. Vabbè, ce l'hanno chiesto per una volta, volevo dire. Abbiamo 10.000 K, siamo importanti. Io con Rico ci ho iniziato a dirla tutta quanta, quindi mi ha iniziato al soft air. Adesso faccio fatica a inquadrarlo, lo vedo un po' troppo chiuso in sé e sinceramente delle sue recensioni apprezzo tantissimo la qualità video. Le riprese che fa sono davvero davvero belle e mi piace le idee che ha avuto, tipo quella di fare così sugli oggetti, per quanto faccia ridere. No. E in realtà è una buona idea, è davvero una buona idea, infatti bravo per quello. E Pio03 aveva del potenziale secondo me anche maggiore rispetto all'altro, però cazzo adesso davvero si è perso. Cioè quando guardo una recensione, ho visto quella dell'MHX ad esempio, non lo nego, l'ho guardata, perché ho l'MHX, volevo vedere cosa ne pensasse un altro pilastro youtuber italiano. Cazzo, dopo 43 minuti c'avevo due coglioni che erano sotto alle caviglie. Porca puttana. Sei bravo, ci metti del frame di Free Henry, dai da mangiare al tuo viewer come fosse un anatroccolo, ma lo fai per 43 minuti, porca p***a, esplode! Basta. Vieni! Boom. Zomboy Rush, com'è nato il negozio? E come nascono tutti i negozi? Ah, te lo spiego io. Quando mamma e papà si vogliono bene, iniziano a fare una cosa chiamata... Ultima domanda, sei pronto? Vai! Pippo 2.0, che ha mandato questa domanda 32 minuti fa, quindi quando abbiamo cominciato a girare questo video. Fuck Monopoly Ask, cosa ne pensi del fucile MK418? E bello, è una buona alternativa anche a Specknap, per dire. E mi piace il tipico M4 con quel wrist lì bello bronzo, che se tra l'altro viene modificato bene diventa un bel pezzo di fucile. Se cercate quel tipo di piattaforma è uno dei migliori, secondo me, anche qualità-prezzo. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ci ho messo 2 ore ad attaccare tutta questa roba qua dietro. Vi ricordo, visto che questo video probabilmente lo guarderete in tanti, che stiamo organizzando una lobby di Modern Warfare. Stava carezzando la tipa, scusami. Questa qui? Sì. Lei è la più grande figa per me degli anime esistente, cioè. E ha delle berette. E ha 2 berette modificate. Sì, infatti lei si chiama Two Hands perché usa 2 pistole. E sull'impugnatura della pistola Two Hands.
Ed è così che ha rovinato il tutto. Quindi, concludendo questo bellissimo fatto, vi ricordo di venirci a seguire su Instagram, non tanto perché siamo belli, anche se... Okay. Io lo chiamo Incredible. No! Non veniteci a seguire su Instagram perché siamo belli, ma perché stiamo organizzando una lobby di Warzone. Dove faremo qualche test, arrivati agli 80 operatori, siamo a 40 per adesso. Sì. E arrivati agli 80 faremo qualche test, se tutto va bene potremmo... lanciare un torneo Monopoly con dei premi. Dico solo questo. Avrete la possibilità di essere ammazzati da me e da lui. E noi ci vediamo settimana prossima col video più atteso del canale dopo il King delle bestemmie di Blur, ovvero il video della stanza delle armi. Ci saranno tutte le armi che avete adorato, ci saranno finalmente i nomi delle armi corrette, ci sarà anche il buon War che a sto giro darà una mano, sì. Quindi, riassumendo, veniteci a seguire su Instagram, trovate tutti i link in descrizione, seguite anche il negozio che vi fa e vi tiene aggiornati su tutti i prodotti in sconto, in arrivo, in saldo in arrivo, le nuove robe. Qui da Red è effettivamente tutto, sono demolito e... Stay angry! E l'altro è il mio bellissimo Masamune.